potremmo dire molto semplicemente che la globalizzazione è una nuova religione, dove Dio è il profitto, il denaro. E pur di avere tantissimi soldi, di raccogliere tantissimo denaro, di fare tantissimo profitto, non si guarda in faccia nessuno. Possono essere calpestati uomini, donne, bambini, e vengono cancellati anche quei diritti umani che sono stati conquistati in secoli di lotte, di impegni da grandi movimenti sociali in tutto il mondo. Sul piano economico, la globalizzazione è il dominio incontrastato della finanza sull'economia reale, o per essere ancora più precisi, della finanza speculativa sull'economia. Basta pensare che in tutto il mondo ogni giorno ci sono 4 trilioni di dollari di operazioni finanziarie. L'80% di queste operazioni finanziarie sono operazioni di tipo speculativo. A fare le spese della globalizzazione sono la stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta. Basta dire che nel 2001, quando siamo stati a Genova, noi denunciavamo una grande ingiustizia, e cioè che il 20% della popolazione mondiale controllava l'80% della ricchezza del pianeta. Sono passati 13 anni, oggi l'8,7% della popolazione mondiale controlla l'82% della ricchezza. Cosa significa? Che allora eravamo di fronte a un'enorme ingiustizia, e che oggi questa ingiustizia è diventata ancora più grande. C'è un piccolo numero di persone che diventa sempre più ricco, e c'è una massa di gente che diventa sempre più povera. Facciamo un esempio di che cos'è la globalizzazione. Io sono l'amministratore delegato, quindi il capo, di una grandissima azienda. Chiamiamo questa azienda Nero. Lui è l'amministratore delegato di un'azienda che si chiama Blu, ma che fa sempre parte della grande azienda Nero. Lui sta in Cina e produce un paio di scarpe a 8 dollari e vende queste scarpe a lui, che è l'amministratore delegato di un'azienda che si chiama Gialla, ma che fa sempre parte della grande azienda Nera, a 10 dollari. E lui vende le scarpe a lui, chiamiamolo Massimo, che sta a Barcellona e che è l'amministratore delegato dell'azienda Verde, ma che fa sempre parte della grande azienda Nera. E lui compra quelle scarpe a 100 dollari e le rivende a Giovanni, che passa per strada ed entra nel suo negozio, a 105 dollari. Voi pensate che lui sia completamente stupido. Ha comprato un paio di scarpe a 100 dollari quando quelle scarpe erano state comprate a 10 dollari ed erano costate 8 dollari per la produzione. Attenzione, arriva lo Stato spagnolo e gli chiede di pagare le tasse. E lui dice: non c'è problema, io ho venduto le scarpe a 105 dollari, le ho pagate 100 dollari, quindi ho guadagnato semplicemente 5 dollari, mi devi tassare questi 5 dollari. Quanto mi fai pagare di tasse? 2 dollari? Benissimo, io pago 2 dollari. La verità è un'altra. Quelle scarpe vendute a 105 dollari, a me che sono il capo dell'azienda, sono costate 8 dollari quando le ho prodotte in Cina, e poi mi sono costate 2 dollari quando ho pagato le tasse, quindi 10 dollari, ma io ne ho guadagnati 105. Dove sono finiti tutti gli altri dollari? Alle isole Cayman. Quindi lui che ha comprato le scarpe a 100 dollari, che stava a Barcellona, da quello delle Cayman, a cui erano costate 10 dollari, non era uno stupido. Ha semplicemente fatto un trasferimento di soldi alle isole Cayman, che è un paradiso fiscale, dove questi dollari non vengono assolutamente tassati. Qual è il risultato?
che il costo delle scarpe, il prezzo delle scarpe è aumentato moltissimo, e quindi il cittadino di Barcellona che va a comprare quelle scarpe paga $105. Lo Stato spagnolo o catalano guadagna come tasse pochissimo, solo $2, e il proprietario invece ha messo $95 alle Cayman in paradiso fiscale. Quello che vi ho raccontato non è una storia inventata. Un terzo del commercio mondiale è commercio interno alle grandi multinazionali ed avviene esattamente in questo modo. Io, come vi ho detto, sono il proprietario di questa grande azienda e sono sicuro che tutti voi pensate che io sono molto contento, che sono felice di quello che ho guadagnato. In parte, non mi accontento moltissimo. Perché? Voglio guadagnare di più. E allora le mie scarpe, prodotte in Cina, non vanno dalla Cina fino alle isole Cayman e poi dalle Cayman a Barcellona. Perché devo pagare questo trasporto? Le scarpe le faccio andare direttamente dalle isole Cayman, dalla Cina, le scarpe le faccio andare direttamente dalla Cina a Barcellona. E quello che gira per il mondo, nelle Cayman e poi arriva a Barcellona, è semplicemente la mia fattura spedita attraverso il computer. Così risparmio sul trasporto. Sono contento? Sì, ma fino a un certo punto. Perché io le scarpe prodotte in Cina non le mando a Barcellona. Io le scarpe le faccio arrivare sull'isola di Jersey, che è una piccola isola nel canale della Manica, tra la Gran Bretagna e la Francia, di proprietà della corona britannica. L'isola di Jersey è un luogo offshore, dove quindi le merci possono entrare in Europa senza alcuna tassazione, senza alcun dazio. Quindi io dalla Cina le scarpe le faccio arrivare nell'isola di Jersey. È una specie di paradiso fiscale interno all'Europa. Ma l'isola di Jersey è in Europa. Quando sono arrivate sull'isola di Jersey sono arrivate nel mercato comune europeo. E da lì le posso spedire a Barcellona, a Francoforte, a Milano, dovunque voglio. E così non pago neanche la tassa di entrata in Europa. Ecco, questo è un esempio di come funziona la globalizzazione ai nostri tempi. Dire che siamo nell'epoca della globalizzazione significa affermare una cosa molto semplice da capire, e cioè che il denaro e le merci possono viaggiare da una parte all'altra del mondo senza nessun problema, mentre gli esseri umani non possono muoversi da una parte all'altra del globo, ma incontrano tantissime difficoltà, confini spinati, con reti, muri, con navi armate che li respingono, eccetera. Cioè c'è la libertà di commercio, ma non c'è la libertà di trasferimento per gli esseri umani. La conseguenza di queste regole, le conseguenze di queste regole sono tantissime. Una è quella che conosciamo purtroppo da tanti anni, le migliaia e migliaia di persone che muoiono nel Mar Mediterraneo mentre scappano dall'Africa, dalle guerre, dalle carestie, cercano di arrivare in Europa. E un'altra conseguenza è che chi ha i soldi può delocalizzare la produzione. Cosa significa? Può andare a produrre in qualunque parte del mondo, dove la manodopera, il costo del lavoro, sarebbe più corretto dire gli stipendi, sono bassissimi. E questa è la ragione per cui molti imprenditori europei hanno delocalizzato la loro produzione in Cina, dove gli stipendi sono un decimo di quelli europei. E se i lavoratori cinesi si organizzano e riescano a chiedere un aumento anche minimo di stipendio, allora l'imprenditore europeo delocalizza ulteriormente quello che sta avvenendo nell'ultimo anno e mezzo, e cioè sposta la sua produzione per esempio in Birmania oppure in altri paesi, in Bangladesh. E così avviene anche con chi aveva spostato le proprie aziende in India. Se i lavoratori indiani si organizzano e chiedono degli stipendi più alti, la sposta nel vicino Bangladesh. E poi, dal luogo di produzione, ci appiccica sopra l'etichetta
delle grandi griff europee, americane, cioè delle grandi multinazionali, così tutti pensano che quel prodotto sia stato costruito in Europa o nel Nord America, e poi li trasferisce sui mercati europei, sui mercati del Nord America per venderli. E questo porta a che cosa? Un aumento enorme della disoccupazione in Europa e una rincorsa ad abbassare sempre più gli stipendi in ogni parte del mondo per poter essere competitivi in questa gara disperata della nostra epoca. Se noi prendiamo le 100 più grandi concentrazioni economiche al mondo, scopriamo che 42 sono multinazionali, che hanno dei bilanci molto superiori a delle intere nazioni. Cioè sulle 100 concentrazioni economiche principali, 58 sono stati, 42 sono grandi multinazionali. E le multinazionali, con le loro politiche economiche, abbiamo fatto un esempio prima parlando delle scarpe, distruggono qualunque concorrenza, distruggono la concorrenza dei piccoli imprenditori. Facciamo un esempio. Negli ultimi anni in tutta Europa noi abbiamo assistito a una crescita dei costi dei prodotti alimentari, per esempio dei cereali. Come mai avviene questo? Per comprenderlo dobbiamo guardare ad ovest, girare il nostro sguardo verso ovest, guardare esattamente a Chicago. Perché a Chicago c'è la borsa internazionale dei prodotti agricoli, in particolare dei cereali. In questo momento, 6 grandi multinazionali hanno acquistato il 50% dei cereali che verranno prodotti nei prossimi 5 anni. Che cosa significa questo? Che quei cereali per ora non ci sono, devono essere ancora prodotti, ma quelle multinazionali ne saranno i proprietari. Le conseguenze sono abbastanza semplici. Primo, queste multinazionali si mettono d'accordo fra di loro, costruiscono un cartello, cioè un monopolio, e quindi sono in grado di decidere i prezzi che vogliono e fanno salire i prezzi. Seconda conseguenza, possono decidere cosa produrre e dove produrre. Quindi, per esempio, nel delta del Nilo, che è una zona che produce molto bene, prima venivano coltivate tantissima frutta, verdura, diversa fra di loro, serviva per il sostentamento anche della popolazione locale. Oggi viene prodotto una o due prodotti agricoli, che poi vengono esportati. Cioè si va verso la produzione di monoculture finalizzata all'esportazione. In un'altra parte del mondo viene prodotto del riso, da un'altra parte viene prodotto del grano. E poi questi prodotti viaggiano da una parte all'altra del mondo, e questo significa che la popolazione locale è obbligata poi a acquistare sul mercato internazionale altri prodotti, perché non può mangiare solo riso o solo grano. E questo è una conseguenza del dominio totale del multinazionale sul mercato. Ma c'è una terza conseguenza, ancora più pesante. Torniamo a queste nostre 6 multinazionali che controllano il 50% dei cereali dei prossimi 5 anni. Abbiamo detto che quei cereali non ci sono ancora, ma ognuna di quelle multinazionali ha in mano un foglio su quale c'è scritto che sono proprietari dei cereali che verranno. Quel foglio diventa un derivato finanziario e viene giocato nella borsa, nella finanza internazionale. E su quel derivato finanziario vi è chi punta per far salire, per far abbassare il prezzo. E se vi è tutto un meccanismo di speculazione finanziaria. E poi quel foglio viene accorpato con un altro foglio di un altro derivato finanziario che è costruito, ad esempio, su dei prodotti di meccanica o comunque su altri beni. E questo derivato finanziario diventa sempre più complicato. E le persone non sanno che cosa c'è esattamente dentro. E questo serve proprio per alimentare la speculazione finanziaria. E i cereali che verranno poi hanno pochissimo peso, in pratica non sono neanche più così importanti.
perché questo derivato finanziario viaggia per conto suo. Ecco cosa significa quando diciamo che poi c'è il dominio della finanza sull'economia reale. E chi allora ha un po' di soldi e andrà a investire in borsa per puntare su questo derivato finanziario. Andrà a investire nel suo territorio per costruire un'azienda che a sua volta può produrre posti di lavoro. E in questo modo la gran massa della gente si impoverisce sempre di più perché manca lavoro. Nel novembre del 1999 a Seattle c'era la riunione del WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è l'organizzazione che stabilisce le regole del commercio mondiale di qualunque prodotto. E queste regole sono costruite in modo da favorire sempre le grandi multinazionali e non i consumatori. E allora, nel novembre del 99, decine di migliaia di giovani degli Stati Uniti e non solo, e i sindacati americani si sono dati appuntamento a Seattle per contestare la riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per i grandi mass media, quella è stata l'origine del movimento contro la globalizzazione liberista, l'origine del movimento antiliberista. È evidente che quella è l'origine mediatica, il movimento si era costruito negli anni precedenti ed emerge, diventa visibile in quel grande appuntamento. E quei giovani, quei sindacati riescono a bloccare il lavoro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio non è però l'unica istituzione di questa globalizzazione. Ve ne sono altre. Tra le più importanti possiamo parlare della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Io la chiamo la Santa Trinità del Male, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che alla fine hanno tutti lo stesso obiettivo: cercare di far diventare sempre più ricchi coloro che già sono ricchi e potenti e condannare alla povertà miliardi di persone. Io sono un medico, quando io ho studiato medicina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità era quella che coordinava gli interventi sanitari e aveva come primo obiettivo la salute per tutti. Oggi la stragrande maggioranza delle risorse sanitarie stanno nella Banca Mondiale e l'intervento della Banca Mondiale è molto diverso da quello originario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Banca Mondiale interviene in un paese, dice: qui la situazione economica non va bene, avete un grande debito, io vi posso fare un prestito con degli interessi molto alti, voi però dovete tagliare i servizi sanitari, il welfare, i servizi per l'istruzione. Allora, se per esempio un paese africano ha fatto una grande fatica per aprire degli ambulatori di pronto intervento, di pronto soccorso nei villaggi anche più sperduti, arriva la Banca Mondiale e dice: questi ambulatori si devono tagliare perché non rendono, costruiamo un grande ospedale nella capitale. E il primo piano dell'ospedale sì, lo facciamo con un libero accesso a tutti, mettiamo proprio le cose fondamentali. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto piano sono tutti piani a pagamento, ci possono andare solamente coloro che pagano. E la stessa logica la Banca Mondiale e anche il Fondo Monetario Internazionale lo usano per l'istruzione. Cos'è questa storia dell'istruzione gratuita per i primi 5-8 anni di scuola per tutti? Assolutamente, il vostro Stato non se lo può permettere, gli dicono. E quindi magari diamo l'istruzione solo nei primi 5 anni oppure nei primi 3 anni. Il resto dell'istruzione a pagamento, per esempio le famiglie devono comprarsi libri. E questo costruisce una selezione che è una selezione sociale, una selezione di classe. L'intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è ancora più pesante. Faccio un esempio. Esistono degli accordi economici che si chiamano TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà intellettuale, che riguardano tutto. Per i ragazzi che mi stanno ascoltando, sono quegli stessi accordi attraverso i quali si cerca di impedirvi di scaricare la musica da internet. Ma questi accordi valgono anche per i farmaci. Che cosa significa? Che quando una grande azienda farmaceutica, quindi in genere sono le multinazionali,
produce un nuovo farmaco, per 20 anni hanno l'esclusiva nella produzione di quel farmaco. Questo significa che possono stabilire il prezzo che vogliono. Sono un medico che per 30 anni si è occupato e continua a occuparmi di AIDS. Bene, oggi su circa 33 milioni di persone sieropositive viventi al mondo, i due terzi, quindi oltre 20 milioni, vivono nell'Africa subsahariana. La stragrande maggioranza di queste persone non hanno accesso ai farmaci, perché il costo dei farmaci è altissimo, 15-20 volte il costo di produzione. E l'industria farmaceutica è al secondo posto come distribuzione di dividendi ai propri azionisti. Al primo posto c'è l'industria delle armi, subito dopo c'è l'industria farmaceutica. Questo significa che su 20 milioni di persone sieropositive, cioè colpite dal virus HIV, circa la metà è già in una fase avanzata, avrebbe bisogno quindi di farmaci. Di questi circa 10-11 milioni, 9 milioni non possono accedere ai farmaci. Questo significa che muoiono nel giro di 5, 6, 7 anni. Il tutto per gli accordi TRIPS. Nel 1996 Mandela diventa il primo presidente del Sudafrica post-apartheid. Una situazione drammatica. Oltre il 30% delle donne sudafricane tra i 14 e i 40 anni, quindi nell'età fertile, sono sieropositive. Nessuno può accedere ai farmaci perché i costi sono altissimi. Mandela cerca di trattare con le multinazionali, ma non arriva a nessun accordo. A quel punto chiede all'industria farmaceutica sudafricana di produrre loro direttamente i farmaci. Bene, 39 multinazionali con la leadership della GlaxoSmithKline fanno causa al governo sudafricano presso un particolare tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e accusano il governo sudafricano di non rispettare gli accordi TRIPS. Il Sudafrica deve smettere di produrre farmaci contro l'AIDS. Io allora ero il coordinatore di tutte le associazioni europee di lotta all'AIDS, grande campagna contro le multinazionali, lotta che dura 5 anni. Nell'aprile del 2001, finalmente le multinazionali, davanti a una campagna enorme, fanno marcia indietro e Sudafrica può cominciare a produrre almeno alcuni farmaci contro l'AIDS. E ci fu un famoso discorso di Mandela che, annunciando questa vittoria, dice: questa vittoria ci è costata molto cara. In questi 5 anni sono centinaia di migliaia le persone che sono morte di AIDS in Sudafrica, morti che si sarebbero potute evitare se fossero stati disponibili questi farmaci. Ecco, questo è un esempio delle regole del commercio dettate da questa globalizzazione liberista. Gli accordi commerciali in genere si discutono in stanze chiuse, vengono firmati lontani dagli occhi delle popolazioni e molte volte perfino dei parlamenti nazionali, perché sono accordi assolutamente ingiusti. Facciamo un esempio. Credo che pochissimi tra coloro che mi ascoltano, forse nessuno, conoscono gli EPA, gli Economic Partnership Agreement, gli accordi di partenariato economico tra l'Unione Europea e 78 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, tutte ex colonie di potenze europee. Che cosa prevedono questi EPA? Una cosa molto semplice. L'Europa, appoggiata dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, si rivolge agli stati dell'Africa subsahariana e dice: e qui non andiamo più d'accordo, non c'è giustizia, non c'è libero commercio, perché voi mettete dei dazi doganali sui prodotti, su alcuni. Questo treno ad altissima velocità, lanciato verso il futuro, treno della globalizzazione liberista, sta ancora correndo. Certo, incontra molte difficoltà con questa crisi sociale, questa crisi economica, ma non illudiamoci, questa crisi non è la conclusione del liberismo.
è una delle crisi classiche del capitalismo, attraverso la quale oltretutto avviene una redistribuzione ulteriore delle risorse, perché in questa crisi si sfascia il ceto medio anche in Europa, che diventa sempre più povero e pochissimi diventano più ricchi. Quindi la globalizzazione liberista non è giunta al suo termine. E se l'obiettivo è raccogliere la ricchezza nelle mani di pochi, per ottenere questo devono restringere sempre di più gli spazi di democrazia. Ecco, io credo che siamo arrivati alla fine di quel ciclo della storia umana iniziato nel 1789 con la Rivoluzione francese, e cioè lo Stato democratico, la divisione dei poteri. Nulla di tutto questo oggi è più reale. La divisione tra il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario e il potere dei media non esiste più. Il potere legislativo è svuotato, tutto il potere è concentrato nel potere esecutivo, nei governi, che agiscono in genere attraverso dei decreti. Anzi, molte volte il potere è portato fuori dai governi eletti, appunto, verso la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il tentativo dei governi è quello poi di sottoporre sempre di più al loro volere il potere giudiziario, tagliando l'autonomia dei magistrati, e di controllare completamente il potere mediatico. L'Italia, con le vicende di Berlusconi, ma non solo, ne è un esempio. Abbiamo la concentrazione nelle mani di due o tre gruppi editoriali, di tutti i grandi giornali, di tutte le grandi televisioni. Quindi ridurre gli spazi di democrazia per imporre queste politiche. E ovviamente la riduzione della democrazia passa anche attraverso una repressione sempre più forte. E anche qui... Really? E anche qui assistiamo a degli elementi di preoccupante novità, perché quando dopo la Rivoluzione francese nasce lo Stato moderno, uno dei principi dello Stato moderno è che ha l'esclusivo uso della forza, cioè che la forza dipende dallo Stato per far rispettare delle leggi votate. E qui invece la scena è un'altra. Assistiamo sempre di più alla costruzione di corpi militari separati che obbediscono ad aziende private. La maggioranza dei militari che oggi agiscono in Iraq o in Afghanistan dipendono da settori privati, da industrie, da agenzie private, e rispondono a quelle, non alle leggi internazionali e ai governi. E questa pratica comincia a diffondersi anche all'interno delle singole nazioni. Per esempio in Italia le persone armate che difendono i pescherecci dai pirati sono di agenzie private, e non solo in Italia. Ma anche questo non basta. In tutti i paesi europei assistiamo al fatto che la polizia, i carabinieri, cioè le forze di intelligence, quindi anche i servizi segreti, diventano sempre più autonomi dal potere politico. Sviluppano un potere di per sé, molte volte in Italia è così, riescono loro stessi a controllare il potere politico, che è l'opposto di quello che dovrebbe prevedere una democrazia, che tutto dovrebbe dipendere da governi eletti democraticamente. Questo non è un percorso inevitabile. Possiamo parlare di quello che è avvenuto in America Latina, dove i grandi movimenti di massa sono riusciti a trasformare la politica e a portare nei governi delle persone più o meno vicine a questi movimenti, a innestare delle riforme profonde, ad attivare una redistribuzione della ricchezza, addirittura a convincere dei governi a uscire dal Fondo Monetario Internazionale, a costruire un diverso fondo monetario gestito direttamente in modo comune dai governi di Sud America. Possiamo parlare dei movimenti africani, poco conosciuti. Really? Per esempio, parliamo di Roppa, un movimento che raccoglie milioni e milioni di contadini dell'Africa subsahariana, che è riuscito per ora a impedire l'approvazione degli EPA, gli accordi di partenariato economico che l'Europa vuole imporre all'Africa, che avrebbero dovuto, secondo il pensiero europeo, essere approvati addirittura nel 2007. Anzi, Roppa ha addirittura obbligato alcuni governi africani che avevano firmato quegli accordi a tornare indietro, a ritirare la firma. O pensiamo a cosa ha voluto dire andare a fare i forum sociali in India e in Bangladesh, aiutando i Dalit, cioè la casta più bassa nella società indiana, a prendere la parola, loro che non possono parlare in pubblico, loro che non potevano certo fare delle interviste sui giornali, sono stati i relatori del Forum Sociale Mondiale realizzato a Mumbai, e per la prima volta hanno potuto dire pubblicamente a tutti i media le loro opinioni, acquisire dignità
o la lotta dei contadini del Bangladesh, aiutati dal Forum Sociale Mondiale. Quindi un grande movimento globale che fa più fatica però in Europa, perché qui lo scontro col potere economico finanziario è immediato, e finora c'era una stratificazione sociale per cui veniva fatto credere a ciascuno che doveva attaccarsi alle gambe di quello che gli stava sopra e scalciare su quello che gli stava sotto, e ognuno scalciare su quello che gli stava sotto anziché costruire delle alleanze, così che i poveri dell'Europa vedevano come loro avversari i migranti. Il nostro obiettivo è riuscire a costruire invece un'alleanza, a spiegare che i migranti, i ceti più deboli dell'Europa, ma anche i ceti medi, hanno solo un interesse a trovare, a costruire un'alleanza fra di loro, che il vero scontro non è fra di noi, il vero scontro è con quell'elite del 10, del 5, del 3% che governa il mondo e che hanno degli interessi assolutamente antitetici alla massa dei cittadini e delle popolazioni. E io credo che stiamo assistendo in questi mesi a una crescita della consapevolezza, certo, purtroppo dovuta anche alla crescita della povertà. Guardiamo tutti con molto interesse quello che accade in Grecia, dove un forte movimento ha avuto anche la capacità di innestare un meccanismo politico, di costruire una realtà come quella di Syriza, che può forse auspicare, arrivare anche a governare addirittura la Grecia, vediamo, perché ha contro tutti i poteri manifesti ed occulti che ci sono in Europa e non solo. Ma è comunque un segnale di speranza che anche in Europa possiamo forse sperare di avviare una trasformazione. Certo, la prima cosa da fare, il primo passaggio oggi, è costruire un'opposizione sociale che sappia parlare un linguaggio almeno continentale. È un'illusione il pensare che riusciamo a modificare la nostra situazione guardando solo al nostro paese, perché altrimenti in questo modo sono più bravi gli altri e ci mettono uno contro gli altri. L'abbiamo già visto in Italia. L'operaio italiano contro l'operaio romeno che gli porta via il lavoro, senza capire che in questo scontro chi ci guadagna è unicamente colui che delocalizza la produzione e che aumenta sempre più i profitti. Allora si capisce perché Amnesty International ha dichiarato che a Genova abbiamo assistito alla più grave sospensione dei diritti umani che sia mai avvenuta in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Really?